tanta gente, tanti giovani, fortunatamente, la bandiera della pace con il tricolore e tante altre bandiere, ma soprattutto i discorsi che sono stati fatti dai ragazzi dopo, ma ancora anche da Matteo Giorgetti, che è stato l'oratore ufficiale, giovane anche lui. Con tanti concetti, uno di quelli fondamentali ci è sembrato proprio in questo 25 aprile, Matteo, attaccare la resistenza significa attaccare la Costituzione. Beh, assolutamente, nel senso che, come abbiamo detto e come è stato ripetuto da, anche dagli incontri, che, dagli interventi che hanno preceduto il mio, la Costituzione è figlia della resistenza partigiana e nasce dalle ceneri di quell'immane tragedia che fu prima la dittatura fascista e poi la Seconda Guerra Mondiale nel nostro paese. Non si può scindere le due cose, assolutamente. Ecco, qual è la lezione che ci rimane oggi, quella che soprattutto voi giovani volete trasmettere anche ai vostri coetanei? Ma io credo che l'aspetto fondamentale, forse uno di quelli più importanti della resistenza, risieda nel valore della scelta. Nella scelta che le generazioni che hanno fatto la resistenza sono stati capaci di compiere. Una scelta, come ho detto, di vita prima ancora che di campo, e che risieda nei valori che ci hanno lasciato in eredità. Come dicevo, è fondamentale festeggiare il 25 aprile, è fondamentale ricordare il sacrificio di queste persone ed è soprattutto fondamentale ricordare perché hanno combattuto e a quei valori ispirarci per poi costruire e immaginare anche il nostro futuro, insomma.